Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Via libera al cognome della madre per i figli, dove non è riuscito il Parlamento, è arrivata la Corte Costituzionale. Dopo una battaglia legale durata anni, i giudici hanno accolto ieri la questione sollevata dalla Corte di Appello di Genova, dichiarando l'illegittimità della norma che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo in presenza di una diversa volontà dei genitori. Diventa quindi incostituzionale impedire ai genitori di attribuire il doppio cognome al proprio figlio al momento della registrazione. Cosa ne pensa di questa decisione della Corte Costituzionale? Ma è importante il cognome del padre, però se ci sono tutti e due, cioè, differente, però vabbè, il padre è sempre il padre. Perché ritiene che il cognome del padre debba comunque essere più importante rispetto a quello della mamma? Sono importanti tutte e due, però vabbè, se ci sono tutte e due è giusto che ci sia il padre per primo, come immagine capofamiglia. Poi vabbè, se non c'è il padre è giusto anche che ci sia il cognome della madre. Penso che sia un'opportunità che si dà al bambino di avere più diritti. Il padre riconosce il figlio, però a un certo punto il padre se ne va e il figlio si ritrova ad avere magari tutta la vita il nome di qualcuno verso il quale è legato, ha un legame insomma irresponsabile o anche di diversa natura. Metti che il padre è uno che passa tutta la vita ad avere dei debiti o a costruirsi delle cose per cui poi possono ricadere sul figlio, cioè avere la possibilità. E poi voglio sapere una cosa, entro in che età è possibile fare questo? Cioè uno può fare... Prego. La Corte Costituzionale sancisce il fatto che i genitori all'anagrafe possono proprio comunicare che sin dalla nascita il bambino ottenga il doppio cognome. Ah ok, quindi si può fare da subito. E nel caso in cui invece non venisse fatto subito, è possibile farlo in un secondo momento? È già possibile da qualche anno fare richiesta per avere il cognome materno in aggiunta a quello paterno. Ok, ecco, io credo, sono favorevole e sono d'accordo per i motivi che ho elencato e per altri che mi sfuggono. Tutte e due. Come mai? Non lo so, tutte e due. Sono genitori, scusa. Okay. Non è giusto? Tutti e due devono essere... avere il nome del papà e della mamma, no? Pensi che in Svezia si può mettere anche solo il cognome della mamma e questa scelta la segue la metà delle coppie svedesi. Pensa sia giusto poter mettere soltanto il cognome della mamma comunque, oppure lei dice va bene il doppio cognome ma solo quello della mamma no? Va bene solo, cioè il doppio cognome, solo della mamma no. Solo della mamma no? Sì. Se lei dovesse avere un figlio tra 9 mesi, sceglierebbe di dargli il doppio cognome oppure soltanto il suo cognome, quindi quello del papà? Ma il doppio. Se la scelta è fatta in modo consenziente da parte di entrambi i genitori, allora sì. Altrimenti c'è un eccesso di matria potestà. Cioè, ecco. Per finire, se tra 9 mesi dovessi avere un figlio, gli daresti il doppio cognome o soltanto il tuo? Il doppio, certo, per onorare il nascituro, dicendogli io sono tuo padre, questa è tua madre e porti il nome di tutte e due, come quasi giusto che sia, visto che comunque alla fine la parte del papà è sempre un po' minore rispetto a quello della mamma, no? Quindi in realtà sono anche un po' più d'accordo con gli svedesi nel caso in cui tutti e due fossero d'accordo. Cioè ha più diritto la madre di dare il nome al figlio secondo la gestazione che... Dice l'ha partorito lei? Sì, sì. Non lo so questo, loro lo sanno. Qua siamo in Italia. Dici? Se lo facessero anche in Italia, tu accetteresti questa legge? Cioè ti farebbe piacere? No. È al bambino, poi dopo quando cresce e c'ha bisogno di qualcosa, c'ha solo la mamma, il cognome, e del papà dov'è? Capito? Se tu dovessi avere un figlio tra 9 mesi, gli daresti il doppio cognome, quindi quello di mamma e papà, o solo il tuo? Tutte e due.